E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, questa nuova meta-analisi. Andiamo con il secondo classificato. La scorsa volta abbiamo fatto Tapufini, che è ancora top usage di questo meta. Andiamo con il punto secondo, Regieleki, un regge che abbiamo scoperto adesso nelle terre innevate della corona. E l'abbiamo subito notato per i suoi 200 punti in velocità, 200 punti base. Nessun Pokémon è mai stato così veloce. Lui è Usain Bolt dei Pokémon praticamente, perché neanche Deoxys forma velocità lo raggiunge. Quindi cosa possiamo fare con lui? È sicuramente un Pokémon centralizzante, dato che essendo il più veloce è per forza deve essere usato in qualche modo. Poi ha anche forme di speed control, ma adesso lo andiamo a vedere. E tra l'altro nella storia dovevamo scegliere se Regieleki o Regidrago. Io ho scelto Regieleki già da subito e a quanto pare è quello più utilizzato. Ditemi voi cosa avete scelto nei commenti. Ma il set più utilizzato al momento è Light Clay, quindi con la creta luce, quel set che ti permette di settare gli schermi, quindi il riflesso schermo luce, per ridurre la potenza offensiva dell'avversario. E sicuramente lo setterai per primo, ovviamente, se dall'altra parte c'è un prankster, insomma un fake out, qualcuno che li può settare prima di te, ovviamente no. Però essendo il più veloce, molto probabilmente il più veloce in campo, li setti per primo, quindi è una cosa molto molto buona. Ma non solo, perché questo ragazzone qua non è solo un coso velocissimo che mette gli schermi, ma è anche un ottimo damage dealer, quindi grazie anche alla sua abilità, perché e poi anche i suoi 100 punti in attacco speciale, che sono di tutto rispetto. 100 punti sono buoni, considerate che Charizard più o meno stiamo lì di attacco speciale. Certo, poi Charizard c'ha anche le abilità, ma anche lui ha un'abilità che lo potenzia. Infatti quando utilizzeremo mosse di tipo elettro sono potenziate di 1,5%. Di 1,5 per, scusate, quindi del 50%. E questo è molto molto potente, perché è praticamente una choice specs integrata, che però ti permette di cambiare mossa, quindi non potevamo chiedere di meglio. Infatti noi lo giochiamo con Volt Switch in questo set qui, con la Light Clay, che ci permette di uscire dal campo e riposizionarci con i nostri Pokémon. Electroweb, che è una mossa che colpisce entrambi e rallenta, quindi diminuisce la velocità di uno di ambedue i Pokémon. Può missare, però 95% è abbastanza affidabile. E appunto i due schermi. In questo set io lo giocherei al massimo della velocità sicuramente. E poi andiamo a vedere qualche calcolo che ho fatto per magari aggiustare la spread con l'attacco speciale. Ma per adesso guardatelo così, poi lo vediamo con più esattezza. C'è un secondo set, che è quello che personalmente sto usando e mi piace, perché è anche un set che può dynamaxare, quindi magari è una cosa che l'avversario non si aspetta, ed è quello con il Magnete. Magnete che potenzia le mosse elettro di 1,2 per, e capite bene che questo coso, se potenziato ulteriormente, anche perché ha due moltiplicatori, fa veramente tanti danni. Infatti qua lo giochiamo con Thunderbolt, Volt Switch, Electroweb. È una protezione che comunque molti non si aspettano, magari su Regieleki si aspettano gli schermi, queste cose qua. Non fa mai male, anche per evitare dei danni di fake out o cose del genere. Quindi secondo me ci può stare un set del genere. C'è un terzo set in realtà molto anche utilizzato, che è quello Choice Specs. Quindi capite che è praticamente un doppio oggetto, perché 1,5 per di qua e 1,5 per con la Choice Specs. Qui le mosse variano molto in realtà, perché c'è chi anche lo gioca con Ancient Power, la mossa roccia magari di coverage per alcune cose. Secondo me non ha senso, perché comunque faresti lo stesso danno con le mosse elettro, tranne sui tipi terra chiaramente. Però Thunder Cage, che è la sua mossa peculiare, che trappa l'avversario e lo danneggia per 4-5 turni. Electro Ball, che più sei veloce rispetto al target che stai colpendo e più fa danno, quindi un'ottima mossa, dato che questo è il Pokémon più veloce che esiste. Electroweb, sempre per ridurre la velocità, e Volt Switch per andare via. L'unica pecca di questo set è chiaramente che ci lockiamo sulla prima mossa che selezioniamo, quindi se dovessimo fare una Electro Ball per dire, e poi c'entrano in campo due Pokémon comunque veloci che magari resistono elettro, facciamo poco, anche perché la mossa di potenza bassa, e quindi siamo un po' obbligati a switchare. Non possiamo fare Volt Switch perché siamo lockati, quindi un po' limitato. Però
ha il suo perché in certe situazioni. Ma comunque adesso voglio andarvi a far vedere dei calcoli che ho fatto. Cambiamo. Eccoci qua, eccoci qua. Oh, mi sono ridimensionato un po' perché non c'entravo. E ho fatto questi calcoli su alcuni Pokémon. Quindi ho messo per primo Lapras, giusto per tastare i danni di un Regieleki con il Magnete. E Lapras è Gigamax, chiaramente. Un Lapras classico, quindi Life Orb abbastanza veloce, che si gioca attualmente. Non si gioca più quello Weakness Poly, si gioca più questo. E Regieleki con 252-252 classico da Timid riesce a fargli un 57-68%, che è un ottimo danno, però chiaramente non lo shotta, e Lapras invece risponde shottando e anche mettendo magari un Aurora Veil, cosa che noi non vogliamo. Però c'è una cosa, una chicca che ho voluto aggiungere qui, che è Rising Voltage, che adesso non siamo sotto campo, ma sotto campo elettrico, ragazzi, fa dei danni clamorosi. Questo è il Regieleki con il Magnete, e andiamo a fare un 116-137 a Lapras, quindi Lapras Dynamax, quindi one shotato così malamente, e forse anche un Lapras abbastanza più bulky non la reggerebbe comunque, quindi anche il Lapras Weakness Policy. Veramente da tenere sott'occhio il Rising Voltage con Regieleki. L'unico problema è che dovresti avere o Pincurcin o Tapu Koko, che sono gli unici che mettono il campo, quindi un po' problematica. Però qualche idea potrebbe uscire fuori. Io ve l'ho fatta vedere, magari a qualcuno di voi viene fuori una bella idea. Magari poi commentate anche se avete provato Rising Voltage su Regieleki, che fa dei danni assurdi. Il secondo calcolo che volevo farvi vedere è con Moltres Galar. Moltres Galar è un po' un problemino, perché è veramente veramente bulky. Poi il set che va girando ora è con 212 in HP e 4 beh, in difesa speciale. E noi questa volta non siamo il Regieleki con il Magnete, ma anche fossimo con il Magnete non gli faremmo comunque tanto, anzi forse anche peggio, perché 50-59 è esattamente il danno che Moltres vuole per farsi attivare Berserk o la Weakness Policy o tutte e due, quindi non è un ottimo danno su Moltres. E non possiamo troppo counterarlo con Regieleki, anche perché lui ci risponde di Max Airstream, che ha più 2 una volta triggerata la Weakness Policy. Vedete che fa il doppio di questo danno, quindi ci shotta sicuramente. Quindi non è il top per rispondere a Moltres Galar, se è quello che stavate pensando. Anche perché molto spesso Moltres Galar si dynamaxa, e quindi questi sono danni ovviamente su Moltres Galar dynamaxato. Quindi se dovessimo trovarlo contro non dynamaxato, magari possiamo anche one shotarlo tranquillamente. Però di solito si dynamax a Weakness Policy, e quindi facciamo anche un po' di fatica. Poi il prossimo Pokémon che voglio farvi vedere invece è uno che attacca noi, quindi Landorus Scarf Adamant, come si gioca adesso. E ho messo il Regieleki supporto, quindi Regieleki supporto, sempre 252-252 con gli schermi. Cosa possiamo vedere qui? Possiamo vedere che sotto il riflesso, perché riusciamo a metterlo prima dato che siamo più veloci anche dello Scarf Landorus, sotto il riflesso prendiamo un 110-131 che comunque ci shotterebbe. Però qualora avessimo intimidito, magari quell'Landorus non ci shotterebbe più. Quindi un'ottima cosa per settare tutti e due gli schermi. Magari facciamo una lead di Regieleki Incineroar, lead un po' passiva, però ci sta se vogliamo mettere tutti e due gli schermi e proteggere magari un Pokémon che andremo a dynamaxare poi. Non è una cattivissima idea. Poi chiaramente ci sono anche game plan migliori, magari si può spreadare, cosa che invece ho voluto fare per fargli reggere questo qui, questo Grassy Glide di Rillaboom, che è molto importante secondo me da reggere, perché parte prima del setup degli schermi, e chiaramente noi non vogliamo che ci shotti così pronti via Regieleki, perché non abbiamo settato neanche uno schermo. Quindi cosa andiamo a fare? Qui ho già gli specs in realtà, però non dovrebbe esserci, perché questo è il Regieleki con gli schermi, quindi togliamo anche Thunderbolt. E noi andiamo a settare appunto il riflesso, però il Grassy Glide parte prima perché è prioritario e ci shotterebbe. Ho messo infatti 52 di difesa per aiutarlo a reggere sicuramente un Grassy Glide. Quindi Erbo Scivolata ci fa 83-98. Allora voi mi direte, ma Vapor, ma Rillaboom magari ti fa prima Fake Out e poi ti fa Grassy Glide. Ok, ma tu hai anche un altro Pokémon lì, cioè non è che deve fare tutto Regieleki. Vero, ti può fare Fake Out, però
ragazzi, nel frattempo magari l'abbiamo shottato con l'altro nostro Pokémon. Se abbiamo un Incineroar, comunque può minacciarlo di Flare Blitz, o un Pokémon volante vicino a Regieleki che ci sta comunque bene. Ragazzi, non è che deve fare tutto Regieleki, insomma. Quindi è un'ottima cosa già non farcelo shottare pronti via, perché sennò il Pokémon che abbiamo come compagno non può appunto sopperire alla mancanza di Regieleki che se gli fa fake out non può fare niente. Quindi è un'ottima cosa. Un altro danno che è molto importante secondo me da reggere è il Wicked Blow di Urshifu. Questo andiamo più su un Regieleki quasi totalmente support, perché andiamo ad investire ben 196 punti in difesa, cosa che è abbastanza importante come investimento. Infatti abbiamo solo 60 di attacco speciale, e però andiamo a reggere il Wicked Blow, quindi una mossa buio che critta, quindi bypassa lo schermo. Infatti se metto lo schermo vedete che il danno rimane uguale di Wicked Blow. E lo reggiamo sicuramente, possiamo settare quindi tutti e due gli schermi. Ovviamente abbiamo sempre un Pokémon vicino, abbiamo cose da fare nel frattempo, non è che c'è il Regieleki solo in campo. Quindi questi sono un po' i calcoli che volevo fare. Ho calcolato anche con questo set magari il cosa possiamo fare contro un Mamoswine attuale, quindi quello che si gioca a Focus Sash, e abbiamo comunque un'ottima percentuale di resistere al suo Igor's Power, che di solito non si dà a max. Il Mamoswine Focus Sash che magari è un po' più di supporto, robe del genere, cioè di supporto nel senso che è buono contro Landorus, contro alcuni Pokémon specifici. E noi andiamo magari a reggere al 31, al 70%, scusate, il suo Igor's Power, che non è per niente male come percentuale. Poi inoltre volevo vedere una cosa, ecco qua. Infatti volevo vedere che con gli investimenti che gli abbiamo dato prima, togliendo questi 4 MPS, 196 in difesa e 60 di attacco speciale, riusciamo anche a reggere l'Earthquake di cui parlavamo prima. Infatti secondo me questo è un set di tutto rispetto, chiaramente sotto Reflect, ragazzi, è sotto Reflect perché se no non si regge mai, però riusciamo a metterlo perché appunto siamo più veloci e riusciamo a mettere quindi entrambi gli schermi. Mi piace? Sì, questo set qui devo dire che ha il suo perché e mi piace molto, dato che comunque siamo deboli a terra e maggior parte degli attacchi terra sono fisici attualmente. Andare a investire in difesa ha molto senso secondo me, soprattutto su un Regieleki che è support. Poi se voi utilizzate Life Orb per attaccare, lì è un altro discorso. Però questo set mi piace molto, ve lo consiglio. 196 in difesa, 60 in difesa speciale e 252 in velocità timid per mettere gli schermi. A me piace, vi ho fatto vedere quello che regge, quello che purtroppo non possiamo fare, quello che non possiamo reggere. Quindi ragazzi, io vi ringrazio, seguitemi su tutti i social, mi raccomando, un bel like, un'iscrizione qui su YouTube, entrate nel gruppo Telegram, ma soprattutto seguitemi in live su sito Viola, sono in live tutte le sere, facciamo anche altri giochi, giochiamo a League of Legends, giochiamo cose insieme, ci divertiamo, Genshin Impact sto periodo, ma lunedì, mercoledì e venerdì sono in live durante il pomeriggio con Pokémon, quindi vediamo cosa fare, facciamo anche dei coaching in live, robe del genere, buildiamo, facciamo un po' di battle spot, anche se ultimamente c'è una sfiga, madonna mia, chi mi segue lo sa, è una cosa imbarazzante, no basta, chiudo il video perché sennò qua diventa l'angolo dello psicologo di Vapor, guarda, basta.